Beh, buona Pasqua prima di tutto. Buona Pasqua al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, alle vostre famiglie a casa, a quanti ci stanno seguendo. È una Pasqua diversa, lo abbiamo già detto all'inizio della prima trasmissione con un grande Monsignor De Zan. Una Pasqua diversa dove, insomma, stride un po', no? La colomba, l'uovo, con quanto vediamo in TV o leggendo le agenzie o le pagine dei quotidiani, perché poi la guerra uccide non soltanto i soldati, ma anche e soprattutto i civili. Ma questa è oggi la situazione e dobbiamo tenerne conto. E quindi vedrete questa sigla per tanto tempo, comunque sino al 6 giugno 2024. Direte, perché? Perché poi c'è il silenzio elettorale, poi c'è l'8 e il 9 di giugno. Dove si andrà a votare? Si andrà a votare per cosa? Per l'Europa, per il Consiglio europeo. E di questo se ne sta già parlando. All'interno della maggioranza di centrodestra vede delle posizioni non uguali, del resto è una elezione difficile per tutti, è un'elezione dove vince chi ha più voti. Qui non si tratta di andare in coalizione, qui c'è Forza Italia, faccio i nomi dei partiti che danno vita ovviamente al centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, Noi Moderati, Coraggio Italia, adesso, ma non so con chi si andranno poi i candidati a inserirsi, ma vince chi prende più voti. E poi bisogna trovare il coagulo anche per eleggere il commissario. Sarà ancora la von der Leyen? Staremo a vedere cosa accadrà. È una situazione questa per certi versi difficile. E allora inizierei proprio ringraziandolo, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che ha accettato in questa giornata di proporsi e di proporre quelle idee che lo hanno portato ad accettare la richiesta di candidarsi alle elezioni europee con Fratelli d'Italia. Ecco, partirei proprio da questa domanda. Anche qui, ormai la politica è schermaglia anche tremenda, no? Traditore, non si fa così, dimenticandosi che altri, magari della loro parte politica, lo avevano già fatto in altre situazioni. Ed è per questo, secondo il mio punto di vista, di un piccolo cronista di provincia, che la gente si allontana, perché non crede più, oggi dici A, domani dici B, ed è quindi la solita situazione all'italiota, non all'italiana, che è un'altra cosa. Ecco, perché il sindaco di Pordenone ha deciso di candidarsi e insomma in qualche modo ha accettato, no, di scendere in campo? Vede, direttore, non è stata una decisione facile, ma a fronte della sollecitazione e dell'incoraggiamento di molti amici della stessa Giorgia Meloni, ha detto di sì. Perché? Perché l'Europa, lo ricordava lei adesso, è una grande nebulosa, è qualcosa che gli italiani reputano distante, sostanzialmente aliena dalla vita quotidiana delle nostre città. In realtà l'Europa ogni giorno, con le sue decisioni, con le sue direttive, incide in modo pesante sulla vita delle nostre famiglie, sulla vita delle nostre istituzioni e sulla vita delle nostre aziende. Conseguentemente bisogna tutelare e proteggere gli interessi italiani che in questi anni invece sono stati assolutamente trascurati, perché l'Europa è una grande opportunità, ma l'Europa può essere un grande pericolo. Negli ultimi anni l'Europa è stata matrigna nei nostri confronti. Perché? Perché produce delle direttive che non sono conformi a quella che è la realtà italiana, a quella che è la sua composizione industriale, economica, agricola, ma
mette delle direttive che magari vanno bene ad altri paesi che fanno alleanza e quindi fanno massa critica, che però poi ricadono anche nel nostro paese. Parlo di regole finanziarie, parlo di regole sull'agricoltura, parlo di regole sui prodotti alimentari, parlo di regole sulla casa. Ecco, l'Italia sta facendo un grande sforzo per rimettersi sui giusti binari e per ridurre il proprio debito, per risanare i conti pubblici, ha bisogno di un'Europa che abbia visione, che abbia un'anima politica e che la accompagni in questo percorso. Di tutto ha bisogno tranne di un'Europa che si fa tirare la giacca dalla Germania una volta, dalla Francia un'altra, dai paesi frugali un'altra volta ancora, che ha ricadute economiche molto pesanti. Soprattutto il Nord-Est. Noi siamo la parte produttiva del nostro paese, siamo il cardine dell'industria, il cardine dell'export, siamo quelli che hanno trasformato quest'area geografica in 70 anni da zona agricola a una delle realtà più performanti d'Europa che dialoga ogni giorno col Baden-Württemberg piuttosto che con la Baviera. Bene, questa area geografica avrà sicuramente bisogno di riposizionarsi per quello che sta capitando nel mondo sui mercati e avrà bisogno dell'Europa delle opportunità, cioè dei finanziamenti per rivedere i propri processi produttivi, i mezzi di produzione, l'alta formazione manageriale, la formazione delle maestranze, per continuare a generare ricchezza e per creare posti di lavoro. Se quest'area geografica non sarà rappresentata adeguatamente in Europa, rischierà di essere trascurata. Un dato, penso, interessante è il fatto che poi, non dimentichiamolo, che a novembre ci sono le elezioni negli Stati Uniti. E sappiamo benissimo che Biden quasi sicuramente tornerà a scontrarsi, a meno che non lo arrestino il giorno prima, con Donald Trump. E se andiamo a dare un'occhiata, Trump non è che sia molto portato ad aiutare l'Europa nella lotta contro l'invasione della Russia in Ucraina. Anzi, ha già fatto capire per certi versi che lui penserà all'America e finirà, insomma, no, questo diciamo, aiuto all'Ucraina. Anzi, per la verità è già finito, anche se è nel limbo, perché i repubblicani non hanno approvato l'ulteriore stanziamento di denaro e di armi per l'Ucraina. A questo punto l'Europa rimane sola. Cosa farà? Saprà gestire questo problema? Riusciremo, signor Sindaco, finalmente a trovare una via comune, un esercito comune, un qualche cosa che possa far diventare veramente gli Stati Uniti d'Europa e non gli Stati Uniti della finanza? Beh, lei ha toccato un tema cruciale. Trump, che probabilmente vincerà le elezioni statunitensi, così dicono almeno alcuni analisti politici, tra l'altro una sfida tra ottuagenari, perché saranno tutti over 80, però Trump ha già detto che la sua strategia sarà quella di ritirarsi progressivamente, un disimpegno progressivo da quelli che sono gli scacchieri geopolitici europei, lasciando l'Europa con il cerino. Però questa è una prova di maturità per l'Unione Europea, che finora ha balbettato sui temi di politica internazionale, ha parlato con 27 voci diverse, non è stata unita neppure, sulle strategie di sostegno all'Ucraina. È una prova di maturità perché? Perché l'esercito europeo è un tema di cui si parla da almeno 25 anni, eppure per oggi ancora c'è poco. C'è una direttiva che dice che bisogna costruire un esercito europeo, ci sono grosse difficoltà perché prevalgono gli egoismi dei singoli stati. Però sarà fondamentale, se gli Stati Uniti si disimpegneranno, e così pare, è evidente che l'Europa dovrà incominciare a pensare ad un sistema di difesa che non sia quello della singola Francia, della singola Italia, ma con strumenti, tecnologie, mezzi, armi anche, purtroppo bisogna dirlo, che Scusi, siano. ma non fa un po' tremare le vene quando sente la von der Leyen dicendo bisogna cominciare a parlare ai cittadini di economia di guerra? Beh, fa un po' paura, però devo anche dire che qui bisogna scegliere da che parte Bisogna essere stare. concreti. O si difendono i valori dell'Occidente, che questo metodo piaccia o non piaccia, sono rappresentanti dell'Ucraina, da Zelensky, con tutti i difetti che può avere, oppure dobbiamo schierarci da parte dello zar russo, che tutto è tranne che democratico, cioè Putin, e pensare che Putin può arrivare alle porte d'Europa con un disegno che qualcuno ritiene complottistico, ma vedendo quello che dice e quello che fa, tanto complottistico non è, cioè quello di ricreare una sorta di impero russo che vada ben oltre l'Ucraina. Aveva detto che non avrebbe mai e poi mai, mai e poi mai invaso l'Ucraina. Aveva solo in qualche modo accolto l'invito di Xi Jinping per le Olimpiadi, gli aveva detto stai fermo qua e poi fai quello che vuoi. Insomma, comincia a diventare preoccupante.
Gli antichi romani dicevano: se vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Quindi inevitabilmente il rafforzamento dal punto di vista militare e anche le spese, per quanto mi renda conto che sarebbero più utili usare quei denari per aiutare le persone in difficoltà, per la sanità, però in questo momento, se vogliamo evitare di essere un vaso di coccio tra vasi di ferro, dobbiamo necessariamente iniziare a parlare di esercito comune europeo e di allineare anche le spese, come ci chiede la NATO, il 2% del PIL, per fare in modo che questa coalizione, l'ombrello NATO da un lato e l'Unione Europea, possa essere pronta ad affrontare queste sfide, non in maniera offensiva, ma in maniera difensiva, dicendo: guardate che non siamo degli sprovveduti, ci stiamo organizzando. Io capisco che la politica è fatta anche di conflittualità. Si accusa Fratelli d'Italia e la Premier Meloni di essere amica di Orban. E la questione Salis, di questa docente, tra virgolette, no, che è andata in Ungheria e che si è trovata all'interno di una manifestazione contro, a me non interessa il nazistico, contro un corteo che tra l'altro era autorizzato, ed è in galera da 13 mesi, apriti cielo. Ieri, nella giornata di giovedì è stata negata la possibilità di andare agli arresti domiciliari. In Italia il suo complice, che era riuscito a scappare, è stato rimesso addirittura, era agli arresti domiciliari. L'Ungheria aveva chiesto di poterlo avere appunto in tribunale in Ungheria per processarlo, perché aveva partecipato anche lui a quella azione. Invece, cosa ha fatto il giudice italiano? Lo ha rimesso in libertà, perché ha giudicato, insomma, che tutto sommato è stata un'accusa veniale quello che ha fatto, no? Questa è la diversità della magistratura, da una parte e dall'altra. Io ho sempre condannato quando arrivavano, no, a far vedere i ceppi alle mani e via discorrendo, no? C'è sempre una dignità. Però mi ricordo, insomma, che facevano a gara durante Tangentopoli per le fotografie e le riprese dei politici con le manette, no? Non parlo di Tortora, no? Dove i fotografi furono avvisati. E proprio su questo la Salis, anche lì, io l'ho detto, non entro nel merito, però ogni governo e ogni Stato decide, certo, come far entrare l'imputato all'interno di un tribunale. Per esempio in Inghilterra è vietato fare qualsiasi ripresa, qualsiasi, diciamo così, fotografia, come in Francia ci sono i fumettisti che fanno i fumetti riprendendo. Perché? Perché io rispetto, però apriti cielo. Allora già la Schlein ha parlato di poter candidare la Salis alle prossime europee. Nel PD è scoppiato l'arcano dicendo: ma questa non è Tortora, no? Mi chiedo, apro una parentesi alla Schlein, chiedo se fosse il medesimo comportamento, se al posto della Salis ci fosse un esponente di Forza Nuova o di altra, diciamo così, coalizione tra virgolette, no? Non come la sua visione politica, se lei si batterebbe come si sta battendo. Non lo so, faccio una domanda chiara, no? E limpida. La mia domanda è questa, però, ed è molto molto, diciamo, legata a tutto questo. Perché Orban? Ma guardi, Orban è un capo di Stato, un capo di governo che appartiene all'Unione Europea, non mi pare che ci siano procedure di espulsione o di censura da parte dell'Unione Europea, ed è ovviamente un uomo che tutela e difende quello che è un suo paese, che è piccolo. Lo ha fatto in maniera energica, cioè ha tentato, e lo fa ancora, di tutelare quelli che sono gli interessi e le prerogative dell'Ungheria. Così come fanno i polacchi, come fanno i francesi, i tedeschi, magari anche in maniera magari meno evidente, ma molto più incisiva. Oggi un po' meno la Germania, che viene da noi, no, col cappello lei in mano, esatto, perché è in decrescita. Ma chi è stato in Ungheria recentemente si accorge che è un paese in grande crescita, effervescente, grande vitalità, un paese giovane, e conseguentemente la narrazione della sinistra è di dire che chi è amico della Meloni automaticamente è un appestato, deve essere allontanato. Sul caso Salis io non provo alcuna comprensione nei confronti di questa signora, che tra l'altro è un'insegnante, che si è distinta in Italia per partecipare a manifestazioni violente, che appartiene a quel
galassia dei centri sociali che si distingue sempre per i gesti più violenti, prepotenti, arroganti nei confronti di una che pensa come loro, e tra l'altro è accusata di appartenere ad un'organizzazione criminale tedesca, il cui leader tra l'altro è accusato di violenze molto pesanti. In Ungheria si usano i ceppi, in Italia non si usano più, però se questa ragazza è colpevole, l'Ungheria ha tutto il diritto di dire: cara Italia, io la processo, non la metto a domiciliari. Quando il papà della Salis dice che il governo italiano deve farsi un esame di coscienza, beh, forse prima dovrebbe farlo fare a sua figlia. Prima lo fa fare a sua figlia, che gira per l'Europa per andare a picchiare altre persone, e quindi poi, una volta arrestata, ne paga le conseguenze. Io mi auguro che la Schlein candidi la Salis alle europee, così già un partito in difficoltà. Scusi, posso dire una cosa? Perché la dico quando parla. C'è qualcuno che ha detto anche nelle TV nazionali: è entrata ed è imputata nonostante le persone che sono state aggredite da lei non hanno presentato denuncia. E quindi cosa significa? Ma cosa significa? Ma è incredibile, poteva spaccargli la testa, ma tanto, cioè, ha capito dove è. Una che gira in gruppo per picchiare le altre persone non è una persona per bene. Poi la Schlein, la candida, ci fa una cortesia, così perderanno ancora voti. Già il PD è in difficoltà, così facendo si metterà ancora più in difficoltà. Senta, altra cosa, perché anche qui è un dato molto molto importante, no? Perché si continua a puntare il dito nei confronti della Meloni, pensando che questo non porti giovamento a lei e a Fratelli d'Italia per quanto riguarda le europee. Se andate a vedere i sondaggi, perché oggi si possono ancora dare, la destra è in ampissima ascesa, con Fratelli d'Italia che è il primo partito. Ma non lo dico perché è qua, è il sondaggio. Europee, l'alleanza Ursula cade, ma resiste, cala, ma resiste, ma c'è la destra che avanza. La mia domanda è questa, riportata all'Italia, no? Perché anche qui vedo che c'è questo Bailam con, abbiamo detto, la Schlein, vabbè, che sta facendosi le ossa dopo essere stata portaborse, tra virgolette, di Obama e via discorrendo, e non dico nulla di falso, ma è la verità. Se sono portaborse in Italia, sono borsaborse anche di là, di Conte, il quale ogni giorno, insomma, lancia i suoi strali contro la Meloni, contro il governo. Reddito di cittadinanza, stanno morendo tutti, difatti per la strada anche a Pordenone vede gente che è buttata per terra, che sta morendo peggio che in altri paesi, super bonus, perché non bastava il 90, il 100, 110, siamo più fighi, 200 miliardi, ma non solo 200 miliardi di buco, diciamo così, che dobbiamo ricoprire, no? Con i 200 erotti che ha portato lui. E poi vabbè, la stessa Meloni ha detto che era per l'Italia, comunque, per un fatto del debito. Ma detto questo, è stato anche un danno per il nostro paese il super bonus, per tanti motivi. Si ricorda quando lei doveva asfaltare la strada vicino al policlinico, via Dogana, via, se lo ricorda o no? Che a un certo punto dovette asfaltare solo un'altra zona perché i costi erano iperbolici con il super bonus. O sbaglio? No, assolutamente. Noi abbiamo passato un periodo... Via Mestre era? Via Mestre. Bene, non via Dogana, via Mestre. Durissimo. Per 2 anni abbiamo bloccato il piano dell'asfaltatura perché il bitume era salito al 60%. Lo riprendiamo adesso che i prezzi sono raffreddati, non sono tornati ai livelli di prima, ma ci consentono di partire quei lavori. Il super bonus era di per sé un'idea anche condivisibile, perché dopo la pandemia occorreva uno shock economico e l'edilizia si sa che trae negli altri comparti, ma doveva essere limitato nell'arco temporale di funzionamento. In realtà Conte l'ha prorogato non per ragioni tecniche, ma per ragioni squisitamente propagandistiche ed elettorali, e andava in giro a dire a tutti che si poteva ristrutturare il condominio e la casa gratuitamente. Bene, chi conosce lo Stato sa che la parola gratis non esiste. Se tu regali il 10% a qualcuno, da qualche altra parte dovrai recuperarlo. Questo ha creato una voragine incontrollata e incontrollabile che ricadrà sulle future generazioni. Qualcuno ha detto, ma ha avuto un effetto sul PIL. Beh, voglio vedere se 140 miliardi che continuano ad aumentare di voragine non hanno un effetto sul PIL. Peccato che questo effetto iniziale sia stato divorato e mangiato immediatamente dall'aumento dell'inflazione, dal fatto che non si trovavano i materiali, abbiamo dovuto importarli dalla Cina e dalla Germania, tra l'altro a prezzi stratosferici,
che non abbiamo quindi utilizzato il nostro materiale, ma abbiamo pagato con i soldi italiani le economie degli altri, che c'è stata un'infiammata dell'inflazione pazzesca e che le prestazioni delle aziende, che erano poche, sono diventate altissime, tant'è vero che si è creata una vera e propria bolla di speculazione, a cui si aggiunge qualche miliardo di furti, di ladrocini legati al bonus. Tutto questo, tra l'altro, non rispettando neppure i principi costituzionali di proporzionalità e di equità, perché quei soldi sono stati distribuiti a tutti, a chi aveva la seconda casa al mare, chi ce l'aveva in montagna, alle ville, ai castelli. Invece chi sono rimasti fuori, che devono essere invece i principali beneficiari, erano i più poveri, perché non avevano capienza fiscale. Il superbonus è stato definito dal ministro di Conte, Tria, un crimine fiscale. Perché è come se una banca centrale in un momento di difficoltà decidesse di stampare denaro, ma non lo stampasse sulla base dei calcoli economici, ma sulla base dei desideri e delle volontà dei singoli cittadini, chi spende 100, e quindi creando un meccanismo che non potevi gestire, e questo ha creato questa enorme voragine. Responsabilità di Conte, responsabilità anche di Draghi, perché Draghi sapeva, lo sapeva molto bene, che si stava correndo a velocità smodata contro un muro, ma non ha bloccato il meccanismo perché temeva che gli azionisti di riferimento del governo, che erano 5 Stelle, staccassero la spina, cosa che poi hanno fatto lo stesso. Ma il dato che mi ha stupito è che questa voragine, questa follia che ha fatto Conte, accanto tra l'altro al reddito di cittadinanza, una delle misure più assurde che il paese abbia mai visto, sia stata passata in silenzio dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea. Forse perché l'appartenenza politica di chi li aveva inventati era a quel momento simile. E chiudo dicendo al direttore una cosa: vede, un sindaco, anche del comune più piccolo d'Italia, se usa in maniera sbagliata i fondi pubblici e crea un buco, viene chiamato istantaneamente a rispondere personalmente di fronte alla magistratura contabile, alla Corte dei Conti. Beh, io non chiedo un processo per Conte, ma che questo signore vada in giro a dire che il superbonus ha avuto gli effetti positivi, mentre oggi dobbiamo creare dei meccanismi per proteggerci dagli effetti di questa misura pazzesca, beh, almeno le scuse agli italiani dovrebbe farlo, perché qualche centinaio di migliaia di italiani hanno ristrutturato la casa, ma sono stati gli altri 58 milioni che hanno pagato i lavori di tutti, e questo Conte evidentemente non lo dice. Senta, allora, abbiamo il gruppo dei conservatori e riformisti europei, ECR, fondato nel 2009 da partiti conservatori che si definiscono come eurorealisti e si oppongono al federalismo europeo. Tra i suoi membri spicca il partito a cui lei appartiene, Fratelli d'Italia, che ha giocato un ruolo significativo, tra l'altro, nel gruppo. Tra l'altro il premier oggi italiano Giorgia Meloni è pure presidente dell'ECR, appunto, e sostiene di fatto la sovranità degli stati nazione e promuove il libero scambio, la concorrenza aperta e gli sgravi fiscali. La Lega cos'è? Beh, la Lega invece fa parte di Identità e Democrazia, fondata nel 2019. Mira a promuovere la sovranità nazionale, critica l'attuale forma di integrazione europea e si oppone all'immigrazione non regolamentata. Include partiti come la Lega, il Rassemblement National, de Le Pen, l'Alternativa per la Germania, Conte in questo momento 59 deputati. Ma cosa vi divide allora? Cosa vi divide da Identità e Democrazia, appunto, il gruppo dei conservatori? Ma guardi, io credo che siano più tattiche e strategie politiche, perché Perché voi trovate la quadra e fate coalizione, no? C'è da un lato una questione anche di opportunismo, cioè alcuni partiti inseriti nel gruppo della Lega sono dipinti dalla sinistra come una sorta di demonio, pensi alla Le Pen, la quale magari poi vincerà anche le presidenziali, a quel punto voglio vedere cosa ne penserà la sinistra. Credo che invece la piattaforma programmatica possa essere sovrapposta prima o poi, non solamente a questi due gruppi, ma c'è anche una parte del Partito Popolare Europeo che potrebbe convergere per creare un grande gruppo di centrodestra che si candidi a gestire in maniera differente le sorti dell'Europa. Lei prima chiedeva: ma ci sarà la von der Leyen oppure no? Beh, dipenderà da lei, cioè dipenderà dall'atteggiamento che avrà la von der Leyen e che avrà il Partito Popolare Europeo nei confronti dell'Italia. Fino ad oggi è stato un comportamento che alcune volte è stato condiscendente, ma molto spesso è stato sleale nei confronti dell'Italia. Ed è chiaro che una premier come la Meloni dice che appoggerà la von der Leyen. Beh, ultimamente Lega, si è un po' raffreddata. La Lega dice di no. L'appoggerà dipendentemente dalla piattaforma programmatica della von der Leyen. Cioè, ci vuoi aiutare? La direttiva casa è una direttiva che mina a scippare la casa degli italiani. Le direttive è quelle sull'agricoltura. La green. La direttiva green.
Quelle sull'agricoltura hanno generato la protesta dei trattori di mezza Europa. Le politiche industriali... Ma lì c'è stata già un retromarcia, ma ci sono, nel frattempo vanno avanti altre direttive, quindi con una mano si dà e con l'altra si toglie. E le macchine? Le macchine elettriche sono un'autentica follia, perché si è visto quello che è successo. Le do un dato: nel 2023 il 4% delle macchine in Italia sono state immatricolate come macchine elettriche. 4%, quindi praticamente niente, che però assorbono il 26% degli incentivi statali. Uno su due monta una batteria cinese, tanto per dire. Quindi stiamo alimentando l'economia degli altri. Il patto di stabilità. L'Italia sta facendo sforzi titanici per rimettere i conti a posto e l'Europa ti nega di poter togliere dal debito gli investimenti strategici. Cioè ci dice devi raggiungere quei traguardi, ma non ti do le risorse. È chiaro che Meloni dice se questo è l'atteggiamento che ha l'Europa, allora non va bene. Sostanzialmente serve un'Europa che abbia un'anima politica, una visione politica. Quale Europa allora? Perché attualmente è un condominio di 27 paesi litigiosi, cioè è una Camera in cui invece che compensare gli interessi differenti di paesi che sono differenti, e sono interessi divergenti, inconciliabili. Se non si trova una mediazione su questo, e quindi non si pensa davvero agli Stati Uniti d'Europa che abbiano un unico pensiero, beh, francamente fa pensare anche il perché devo andare a votare per qualcosa che in realtà è continuamente confliggente, conflittuale, dove le alleanze tra diversi paesi ti possono mettere in difficoltà. Guardi, voglio fare un esempio, siamo a Pasqua, alleggeriamo, la direttiva emissioni. È stata pensata dai paesi del nord Europa che hanno immense distese e hanno scarsa urbanizzazione e quindi hanno allevamenti intensivi con migliaia di capi. Quella direttiva sulle flatulenze delle mucche vale però anche per la stalla di Vivaro, identica. E quindi metti in ginocchio un comparto come quello italiano. Le flatulenze delle mucche provano un inquinamento piuttosto importante in Olanda, in quelle zone là, ma non a Vivaro. Il Nutri-Score è stato un combinato disposto di paesi che non hanno alcuna tradizione agroalimentare e probabilmente di qualche lobby multinazionale per mettere al bando le tradizioni alimentari italiane, il grana padano, il parmigiano reggiano, l'olio d'oliva, il prosciutto crudo, un'autentica follia che passava poi attraverso i laboratori per creare la carne sintetica e le farine da insetti. Cioè questa non può essere l'Europa. L'Europa ci deve accompagnare, ci deve aiutare. Se questa è l'Europa, è chiaro che anche la Meloni dice caro Partito Popolare, cara von der Leyen, così non può andare bene. Però l'unica soluzione sta nell'avere un coro più forte di voci unite su questi punti. E quindi io dico che secondo me nel prossimo futuro vedremo questi gruppi anche mettersi insieme. È l'unico destino che si può avere. Altrimenti siamo destinati continuamente a lottare e stare sulle barricate per ottenere ciò che è un nostro diritto, cioè essere riconosciuti al pari degli altri paesi. La Meloni ha detto che vuole riportare l'Italia nel podio d'Europa e per farlo è disposto ovviamente a combattere. Ha ottenuto dei risultati, ma ci sono ancora altre partite da combattere. Certo che dei risultati li ha ottenuti, che ne dicano alcuni sprovveduti che vedo nelle TV nazionali parlare in 30 secondi guardando dritti, no? Come fossero grandi maestri, hanno il gobbo dietro e leggono quello che hanno scritto gli altri, anche perché se vogliamo dirla tutta, quando dicono che la Meloni, no? Che il governo oggi presieduto dalla Meloni viene in qualche modo deriso dall'Europa, beh, mi viene da sorridere. Forse bisognerebbe pensare quando Conte si ritrovò a Malta con i grandi e con la Lamorgese e disse trionfante che ora i clandestini che arrivavano vengono chiamati migranti perché è il bon ton, no? Clandestini, perché altrimenti, ripeto, se quello che porta il clandestino o il migrante invece di prendere la medaglia d'oro viene arrestato e confiscata l'auto, allora c'è ancora la clandestinità. Ha detto che venivano tutti ricollocati nelle altre regioni europee, cosa che poi non è mai avvenuta. Cioè c'è proprio una situazione particolare. Oggi, a quanto mi consta, io non ho mai visto alcun Presidente del Consiglio andare con il Commissario europeo in giro per il mondo a trovare e per trovare una soluzione per bloccare gli arrivi in Italia. Qualcuno dice, sì, ma dopo non vogliono stare in Italia, se ne vanno in Europa. Sì, intanto stanno in Italia perché gli altri stati non li vogliono. Assolutamente così. Però dico, lei tenta il piano Mattei, tenta insomma di andare a bloccare, qualcosa sta facendo. E Conte ha la memoria corta su tanti argomenti, su questo come sui patti finanziari. Però devo dire la verità, negli ultimi mesi, grazie alla pressione di Giorgia Meloni, nei documenti ufficiali europei si parla di limitare il traffico di esseri umani, di controllo dei confini, della distribuzione dei migranti e anche di interventi diretti nei paesi di origine, che è l'unica soluzione per bloccare l'immigrazione. Tant'è vero che
ha costretto di fatto la von der Leyen a stipulare il patto tra l'Unione Europea e Tunisia, che sta dando dei risultati straordinari, un crollo dell'80% degli sbarchi della Tunisia, ha portato la von der Leyen in Egitto dal Sisi, che è una figura politica cruciale nel Nord Africa, a siglare un patto per bloccare i migranti, e ha dato corpo al piano Mattei. Il piano Mattei però che significa far fiorire, sviluppare progressivamente l'economia dei paesi africani, ha bisogno del supporto dell'intera Europa, non può essere un'iniziativa solamente italiana. Però guardi che è un piano strategico, in che senso? Attualmente l'Africa è attraversato da due grandi vettori economici che stanno facendo affari, uno è la Russia e l'altro è la Cina. E la Cina in Africa sicuramente per avere un'egemonia su quel continente che è molto ricco, ma anche per approvvigionarsi delle famose terre rare di cui c'è estremo bisogno per la transizione green. La Cina detiene il 37% delle terre rare, ma gestisce il 70% della distribuzione globale delle terre rare. Noi che siamo i dirimpettai dell'Africa, fino ad oggi non abbiamo mai abbozzato uno straccio di politica per intervenire nell'Africa. Questo significa, in soldoni, che se noi interveniamo in Africa, consentiamo all'Africa di svilupparsi, avremo due risultati positivi: diminuire l'immigrazione portando qui l'immigrazione di qualità di cui abbiamo bisogno, e due, garantire il diritto non a migrare, ma, come disse Benedetto XVI, il diritto a non migrare. E tra l'altro potremmo anche trovare sbocchi economici molto importanti attraverso le nostre aziende di Stato, attraverso i nostri ministeri e attraverso le nostre aziende. Quindi è un progetto lungimirante che però in questo momento è abbozzato, sta andando avanti con finanziamenti italiani. Bisogna che ci creda l'intera Europa. È un'altra di quelle condizioni che pone la Meloni al Parlamento europeo e ovviamente alla Commissione della von der Leyen. Bene, allora noi andiamo adesso in BK, non chiedetemi cos'è il BK, è la pubblicità, poi rientriamo subito con il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che si candida con Fratelli d'Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Sono dietro l'angolo.